pianta proprio, sta sulla pianta di una basilica romana. Cioè quello che prima era il luogo destinato al commercio, alle risoluzioni di tutte le vicende di diritto più o meno importanti, viene trasformata in un luogo di culto. Quindi diciamo che secondo alcuni studiosi potrebbe risalire addirittura al VII secolo, che è il periodo in cui si diffonde in Italia il culto per San Martino. Questo tenendo fermo che la chiesa sia sempre stata dedicata allo stesso santo, cosa che non è detta. Quindi vi do delle indicazioni di massima. Mentre nel 1168 c'è questa donazione da parte di un uomo di Garbagnate, un lascito testamentare molto probabilmente per cercare di diciamo accorciarsi la pena in purgatorio, che fa questa donazione di alcuni territori di Garbagnate proprio alla pieve di Collate. Poi sappiamo appunto che la chiesa aveva un orientamento diverso e la visita pastorale dell'arcivescovo Carlo Borromeo nel 1573 mette un punto fermo, nel senso che ordina appunto che venga cambiato l'orientamento della chiesa, venga sistemato l'altare che era tutto pieno di cappelle private addossate, perché c'era questa convinzione che risaliva al Medioevo che più si stava vicino ai santi, se si possedevano le reliquie dei santi, automaticamente per contatto si diventava santi. Quindi voi più state vicino alla tomba di un santo, più è facile che, siccome lui sta in paradiso, vi raccomandi l'anima, diciamo così. Questa è la convinzione un po' medievale, anche per cui esisteva anche questa pratica delle reliquie per contatto, cioè praticamente si faceva scendere dell'olio nella tomba del santo, si calavano delle bende, si impregnavano dell'olio e si conservavano, era la cosiddetta reliquia per contatto. Cioè siccome è stata a contatto con il corpo del santo, è una cosa santa la bende. Reliquia balsamica. Per esempio c'è questo complesso a Nola, in provincia di Napoli, di Cimitile, dove appunto ci sono questi sarcofagi molto antichi in cui sono stati fatti dei muri appunto per questa pratica, e qui è un po' la stessa cosa. Quindi tutte le cappelle delle persone più importanti di Collate erano state costruite a ridosso dell'altare dove appunto c'erano le reliquie e si cercava appunto la raccomandazione per la propria anima, il pianto per l'eternità. Quelle che sono le indicazioni dell'arcivescovo restano però inascoltate per circa 10 anni, fino a quando non muore Giovanni Francesco Arese. Quindi sempre questa famiglia importante, quella della Cappella della Neve, che lascia appunto il lascito testamentario con parecchi soldini, però legati a tutte le realizzazioni della Chiesa. Quindi lui lascia questi soldi e lascia anche alcuni vincoli, dice che vanno fatte determinate cose in un certo modo. La chiesa però verrà riconsacrata solo nel 1748 dall'arcivescovo Pozzo Bonelli, quindi in realtà passano quasi 2 secoli prima che la chiesa sia definitivamente come l'aveva voluta l'arcivescovo, e quindi riconsacrata esattamente. All'interno però vengono fatte ulteriori modifiche. Alla fine del Settecento viene acquisita dalla chiesa di San Martino un organo che adesso è in controfacciata, è stato anche di recente restaurato, che apparteneva alla chiesa di Santa Cosma e Damiano alla Scala in Milano, che era una chiesa che era stata sconsacrata e trasformata nella confraternita della Filodrammatica. Quindi diciamo, per non perdere, mandare disperso quest'organo, era stato appunto acquistato dalla pieve di Bollate. Altre modifiche vengono fatte appunto nel Novecento, perché la Chiesa non era più in grado di accogliere questo alto numero di fedeli che c'era stato, e quindi viene ulteriormente
ulteriormente modificata, tenendo però fermo la parete su questo lato. Quindi diciamo che gli elementi che si, almeno quelli, cioè proprio i brani murari, sono quelli originari precedenti del Settecento, che sono stati poi modificati con l'aggiunta delle cappelle. E poi viene aggiunto nel tamburo della cupola, quindi la parte proprio cilindrica che sorregge poi la cupola, viene dipinto questo ciclo che raffigura appunto tutti i vari momenti della vita di San Martino. Il pittore è Martinotti, che lo realizza appunto all'inizio del Novecento, e ci sono i vari momenti, a partire dal momento in cui inizia la vita militare di San Martino fino a quelli della conversione, poi questo miracolo della divisione del mantello con il povero, il sogno durante la notte di Gesù che indossa il suo mantello, e il mantello miracolosamente integro al suo risveglio. Poi ci sono altri momenti, l'incontro con Ilario di Poitiers, il momento del suo eremitaggio sull'isola di Gallinara, c'è poi l'acclamazione a Vescovo di Tours, diversi miracoli, poi la sua morte, l'apparizione di Ambrogio al funerale di San Martino, che era appunto il 12 novembre, e poi la visione del cielo, quindi nella cupola, la visione di San Martino, che viene appunto queste cori angelici attorno all'Eterno. Allora, passiamo un po', focalizzo un pochettino quello che vedrete nell'interno. In controfacciata trovate due santi importanti, che sono San Bernardo di Chiaravalle, che poi ritroveremo in una cappella lì in piazza di fronte al comune, e San Giulio d'Orta. Bernardo di Chiaravalle era un teologo che aveva sostenuto l'invocazione della Vergine Maria come viatico di salvezza per l'anima, e si era battuto contro l'eresia, aveva fondato questo nuovo ordine che prendeva spunto dalla regola benedettina, che è quello dei cistercensi, ed è importante perché sono appunto i cistercensi che diffondono il modello della grangia da cui deriva la corte milanese. Quindi queste strutture produttive si diffondono proprio grazie a questi monaci che per le loro missioni costruiscono degli edifici da cui poi partono per la diffusione del loro messaggio. L'altro santo importante è San Giulio d'Orta, che è il protettore dei muratori. Perché? Perché lui, insieme al suo fratello Giulio Giuliano, partono per edificare 100 chiese. La 99esima e la 100esima sono quella sull'isoletta di Orta, che si trova nel lago Cusio in provincia di Novara, e quella di Gozzano, l'uno e l'altro. Quindi che cosa fa San Giulio? Siccome nessuno lo vuole traghettare fino all'isola dove lui ha deciso di costruire la chiesa, allarga il suo mantello sull'acqua e attraversa il lago fino a giungere sulla chiesa, e lì inizierà la costruzione. Alcune cronache locali raccontano che i bollatesi, poco prima della riconsacrazione della chiesa di Bollate, siano andati in pellegrinaggio fino alla chiesa di San Giulio d'Orta. Quindi diciamo c'è all'interno della chiesa trovate raffigurati molti dei santi che sono legati al territorio, e altri che invece hanno diciamo una protezione più generale, un legame più generale con il credo, con il cattolicesimo. L'altro santo locale che trovate all'interno è San Fermo, anche lui alla cappella sulla piazza del comune. San Fermo è uno dei primi martiri, era anche lui un soldato come San Martino, viene ricordato in genere insieme a Rustico. Erano due soldati bergamaschi che vengono martirizzati a Verona sotto l'imperatore Massimino nel 290. Le loro reliquie, i loro corpi vengono poi traslati in Africa, però diciamo che hanno una venerazione forte sul territorio proprio per la loro origine iniziale, e perché praticamente il legame con il territorio è garantito anche dal fatto che nel 600 a
San Fermo della Battaglia viene edificato questo santuario, appunto dedicato a questo santo, che ricorda anche una vittoria da battaglia dei garibaldini con i cacciatori delle Alpi che sconfiggono e fanno arretrare gli austriaci, quindi una delle battaglie della storia risorgimentale italiana. All'interno della chiesa lo troviamo raffigurato come martire, quindi con la veste candida e con la palma, mentre nella cappella che c'è sulla piazza del comune lo troveremo raffigurato come un soldato. Quindi più il richiamo con la vicenda risorgimentale piuttosto che con il resto. Allora, all'interno altri santi legati al territorio sono San Rinaldo da Concorezzo, che è questa località vicino a Monza, a cui è originario questo vescovo, che è contemporaneo di Dante. È ricordato anche in uno dei canti del Paradiso. Questo santo che cosa ha fatto di particolare? Ha rinnegato la tortura come mezzo per estorcere prove contro i colpevoli, perché in quel periodo la Chiesa ce l'aveva in particolare con i Templari, che secondo alcuni si erano appropriati del tesoro di Gerusalemme e ne avevano comunque sottratto delle ricchezze per scopi personali. Lui dice che non può essere usata come prova della loro colpevolezza il fatto che abbiano confessato sotto tortura, quindi un altro dei santi locali. All'interno trovate spesso delle cappelle dedicate alla Madonna che controbilanciano quelle legate più al culto di Cristo, Cristo sulla croce, la Trinità, i momenti diciamo più importanti della vita di Cristo. C'è una cappella dedicata alla Madonna e al Rosario, affiancata dalle sante Agnese, Agata, San Domenico di Guzman e Santa Rosa da Lima, che sono appunto i santi più legati al culto mariano, alla venerazione della Madonna, alla preghiera col Rosario. E anche Bernardo da Chiaravalle è uno dei sostenitori della preghiera mariana come mezzo per la salvezza. E poi ci sono invece altre cappelle più legate a Cristo, al fatto che lui sia effettivamente il figlio di Dio, si sia incarnato, sia vero Dio e vero uomo. Perché? Perché il momento in cui avvengono le trasformazioni all'interno della Chiesa è quello della Controriforma, cioè il momento in cui Lutero affigge le sue 9 tesi nella chiesa di Magonza e comincia a protestare contro il papato. Quindi è il momento in cui la chiesa, i vescovi vogliono affermare quale sia il vero credo, quale sia la strada che il vero cristiano cattolico deve seguire per salvarsi l'anima. Quindi deve innanzitutto riconoscere Cristo come salvatore e affidarsi a Maria con la preghiera quotidiana del Rosario.